Dove sognano gli artisti? Dove sognano gli artisti? Ecco, noi siamo esattamente al posto dove sognano gli artisti, ovvero... che è l'Hotel Roma, Hotel che Roma. È in via D'Azeglio, come dire, nel pieno cuore della città, anche perché bisogna ricordare che proprio qui di fronte, nel 1200, c'è stata la prima sede del Comune di Bologna. Pochi lo sanno, ma è lì. Gabriele Cremonini, autore di questo libretto, l'hai chiamato? Libretto, chiamiamolo librino. È un pezzo di racconti, un pezzo di storia della città piuttosto interessante, perché l'Hotel Roma, cioè, non è nato ieri. No, l'Hotel Roma ha più di 130 anni e soprattutto ha una caratteristica, è l'hotel di riferimento di tutti gli artisti di cinema, di teatro, che passano da Bologna, perché scaramanticamente vengono a dormire qua. Porta bene dormire all'Hotel Roma. Tempo fa, quando venne in visita ufficiale il presidente Napolitano, passò qui davanti con la moglie, non si poté fermare per questione di cerimoniale, ma indicò la moglie l'albergo dove ha passato tanto tempo, perché non ricordiamoci che quando veniva in Federazione via Barberia, veniva a dormire qua, ma come lui tanti altri personaggi illustri, da Carlo Rubbia a Aleksandr Dubček per esempio, ha dormito qua. E ci sono questi episodi che raccontiamo, quindi non solo attori, non solo cantanti, non solo, ma anche tanti personaggi della scienza, della politica sono passati qua, perfino Andreotti ha dormito qua. Diciamo così, il libro è nato perché sfogliando troppe cose dell'albergo sono uscite cose stupende. Io ormai 23 anni che sono qui. Tu in che ruolo? Direttore amministratore della società. E abbiamo creato un libricino piccolino dove raccontiamo tutte le storie dell'albergo e un po' anche aneddoti di clienti venuti sempre da noi, che siano attori, che siano. Infatti, come mi raccontava Gabriele. E gli artisti sono sempre un po' una categoria da seguire, a coccolare più che gli altri clienti. Infatti, addirittura una si era lamentata dei tempi del campanile del comune. Chi? Facciamo il nome. Qua. Nel libro, sennò che curiosità abbiamo ai nostri lettori. Si lamentò del rintocco del campanile del, sì, di Palazzo da Curzio. Quindi io dovessi scrivere una lettera al sindaco per smettere. Ma non prese in considerazione la cosa. Però... Chi era il sindaco? Allora era Vitali. Portiere storico? Il capo riferimento storico dell'Hotel Roma. Venga pure, Torvelli, le chiedo una cosa al volo. Esatto. Come sera? Orca, come fa a saperlo? Ma. In che camera ha dormito Gino Andreotti? No, 326. La donna più bella che è venuta al D'Azeglio? Onestamente, quella che mi ha fatto più impressione è stata la moglie di, o l'ex moglie di Red Cancer. Di? Di Red Cancer. Ah. La moglie di Red Cancer. Però non si ricorda il nome? No. Ho letto un pochino nel libro che presto riaprirete la terrazza? Allora, c'è il progetto di riaprire il terrazzo, dove una volta c'era il famoso roof garden dei bolognesi. Sto già presentando il progettino, speriamo che ce lo passino. Quindi avremo un nuovo ascensore, arriveremo sullo roof garden in ascensore e cercheremo... Di aprire quindi la terrazza della città? Ristorante proprio sui tetti. Terrazza sui tetti. E aperitivo, sì. E qui ci sono le scale che conducono ai vari piani dove ci sono le stanze. Volevo vedere un attimo qua una stanza, perché l'altra volta mi ha detto che, così la facciamo vedere anche ai nostri visitatori, 3.23, 3.25, forse ci siamo? Per cosa? Ah, no, 3.26, quella è un 3.8, ma... Ecco. Si riferisce a questa? La facciamo vedere. Carmelo Bene, ad esempio, era terribile. Cioè? E ci faccia ridere un po'. Cioè. No, no, ma... Cioè, era come la vita, era come sulla scena. Imprevedibile? Imprevedibile. Ma faceva richieste strane? Polerico. No. Sì, no, ma era... Movimentava? Era una persona strana... Di suo. Movimentava? Sì, no, la no, situazione? No, è stata la... Non è poche, Patti Pravo così. Anche Patti Pravo. Ma... Qualche richiesta particolare, Patti Pravo? No. Cinema e teatro come se la cava? Cinema e teatro un po' meno, teatro tanto negli anni d'oro. Ma poi la invitavano anche a... No, questo sicuramente, ho anche la fortuna di essere sempre invitato, non dico tutte le settimane, ma sì, spesso, dai clienti. Senta, ma poi sono passate anche delle belle donne qua. Sì, come tutti gli alberghi, tantissime. Ma lei è molto reticente su questo fronte. Le donne tantissime, poi va... C'è chi piace un tipo, c'è chi ne piace un altro. Ma noi volevamo sapere secondo qual era il suo tipo. No, quella che mi ha sconvolto di più, ma forse era un ragazzino, lo ripeto, ho già avuto occasione di dirglielo, è stata la moglie di un Pooh, o ex moglie, insomma. Di uno dei Pooh.
Sì, sì, uno dei punti, quello mi sconvolse. Siamo arrivati in cima qua, siamo arrivati in cima, opla, bello alto, abbiamo navigato, eccolo qua. Andiamo a vedere che questo spazio che è in cima all'Hotel Roma di Via D'Azeglio, chiamato Roof Garden, perché è stato attivo, è stato utilizzato questa terrazza, eccoci qua, questa terrazza negli anni 70, come ristorante bar panoramico, e adesso verrà riattivato, è vero? Esatto, questo perché? Eccoci qua. Se uno non sa cos'è il rosso bolognese, qua può capire, può impararlo. Questo spazio qua è stato utilizzato fino, insomma, per qualche anno, alla fine degli anni 70, esatto. Poi eliminato. Allora, da qua partiamo, possiamo partire. Questa bellissima terrazza. Possiamo partire da quella lì, è la questura. Piazza Galileo, questura, palazzo accanto alla questura, poi ovviamente volgendo verso sud vediamo i colli. Insomma, qui abbiamo San Luca, Colle della Guardia, Villaldini, ancora altri palazzi, quello credo sia l'archivio di Stato. E poi ancora una torre, quella torre Corte di Galluzzi. Torre? Corte Galluzzi. Ah, la torre di Corte Galluzzi, che è in genere non si vede molto, invece eccola qua. E poi qui l'imponente navata di San Petronio, che è enorme, e qui la vediamo in tutta la sua grandezza. Poi giriamo ancora un po' verso nord e qui si intravedono i profili di Piazza Maggiore con la Torre dell'Arengo, Palazzo Renzo, Palazzo del Podestà, dietro subito il campanile della Cattedrale di San Pietro, esatto, con la torre coronata, esatto, sulla destra. E poi qui abbiamo Palazzo da Curzio, con anche qui la famosa campana orologio che disturbava alcune clienti. E questa è la terrazza. E questa è la terrazza dove verranno messi, no, nuovi tavolini per gli ospiti, ma non solo dell'albergo, insomma, ospiti del ristorante. Esatto. Qui cosa fa? Ci sarà un ascensore che arriverà direttamente al piano inferiore. Purtroppo il temporale è quello che... Però oggi c'è una bella luce, insomma, siamo stati abbastanza fortunati. No, ci sta divinamente. Una volta che il cotto ha rilasciato il calore del giorno, qui si sta divinamente, perché qui c'è sempre aria, c'è sempre brezza. Qui una ventina di coperte ci stanno. Ma sicuramente. Ma facevate anche le colazioni mattutine qua? No. L'ultima cosa che volevo chiedere, intanto abbiamo scoperto questo bel roof garden, cioè questa terrazza panoramica, che consigli è in grado di dare a un giovane che vuole intraprendere questa carriera, che è una carriera veramente particolare, perché come lei ha raccontato si entra in contatto con tantissime persone, dipende ovviamente dall'albergo, lei è stato fortunato perché l'Hotel Roma, però anche qualsiasi albergo. Livello conoscerà professionisti, bisogna essere molto discreti, questo è il primo, perché penso che sia la prima cosa, no? Bisogna essere confessore, immagino abbia visto... ho visto di tutto e non lo scriverò mai in un libro, e non lo dirà mai a noi, no, ho sempre, ma certo, detto a quelli più giovani, si fa presto di fare una famiglia tra le tante cose. Basta poco. Sì, basta pochissimo. Quindi discrezione. Discrezione. Intanto. E deve piacere questo lavoro, perché non è... Sì. Soprattutto per i giovani di oggi, il lavorare la domenica, lavorare i giorni festivi, la sera, quando inizia anche la notte, perché no? Perché poi la gavetta l'abbiamo fatta tutti. Il famoso portiere di notte. I turnanti, sì. Ce n'è uno fisso, ma c'è chi lo sostituisce quando questo è di riposo e ferie. Nell'immaginario, portiere di notte, prima o poi gli capita anche qualcosa di eccitante. Di strano, sì, però eccitante. Sono film, via, no? Ma poi come tutta la... Vabbè, in 34... L'albergo è uno spicchio della società, della vita. Poi avrà... Quindi capita, qualcosa può anche di più... capitare. Non posso dire... No, lei è ancora molto professionale, perché è molto di schema, giusto, ma ci mancherebbe altro. Se figuri, se uno dovesse scrivere, cioè uno non può scrivere... No, noi non scriviamo. Dei vizie, oltretutto in questo periodo... O vizietto addirittura. No, sì, sì, no, in questo, certo, periodo sarebbe... Quindi voglio dire, questo qua è una professione divertente. No, sicuramente. Possiamo dirlo? Pesante, perché bisogna lavorare, pesante, perché bisogna essere sempre disponibili anche quando uno ha problemi fuori dal lavoro, ecco. E la proprietaria storica dell'Hotel Roma, la contessa? La contessa era particolare. Viveva in un mondo tutto suo. Io, cioè, gli ho voluto bene anche per quello, ecco.
Però insomma, se l'Hotel Roma è anche quello che è diventato, forse anche per questa particolarità della contessa, o no? Sì, sicuramente. Io la ringrazio di questa, io ringrazio lei. Di questa gita.